Il mondo non ruota intorno al G7 che dalla sua costituzione, seppur nobile nella sua genesi, non ha mai risolto i veri problemi del nostro pianeta, tanto più che un altro mondo appare possibile, visto che soprattutto sul tema della cooperazione internazionale al centro dell'appuntamento di Pescara dal prossimo 24 ottobre, le esigenze delle popolazioni vittime di guerra e carestia sembrano non essere così corrispondenti con quanto i cosiddetti grandi della Terra vorrebbero fare per lo sviluppo e il contributo alla pace e alla sicurezza. Da qui la nascita di un comitato a Pescara No G7. E ancora oggi un altro mondo è possibile, ancora e sempre. Ne abbiamo bisogno per la salvezza dell'umanità, perché quello che dicevamo a Genova si è puntualmente realizzato, purtroppo, e siamo in un momento di guerra globale nella quale ognuno posta sempre di più non un terreno di pace, ma un terreno di guerra. Oggi è 4 ottobre, bisognerebbe ricordarsi non solo nelle preghiere, ma nella vita di tutti i giorni San Francesco. Noi siamo per l'ONU, il G7 è un'alleanza dei paesi occidentali e purtroppo è quella che promuove la logica di guerra e che sostiene il genocidio a Gaza. Sono i paesi che non hanno mai condannato Netanyahu e che stanno dando l'indicazione di aumentare le spese militari. Noi scenderemo in piazza per chiedere pace. Stop al genocidio a Gaza, trattativa, cessate il fuoco anche in Ucraina, salviamo vite e i soldi spendiamoli per la sanità. Sono soltanto belle parole. Queste belle parole addirittura a Pescara le presenteremo dal 22 al 27 ottobre con un allestimento bellissimo. Eppure neanche un obiettivo di questa Agenda 2030 firmata da tutti i paesi dell'ONU è stato raggiunto. Era una vera e propria agenda. Allora, che cosa stiamo raccontando? Facciamo un laboratorio a questi ragazzi e che cosa gli diremo? Che stiamo spostando l'agenda, che la mitigazione al cambiamento climatico non c'è, che nessuna di quelle operazioni che dovevano essere fatte per diminuire il riscaldamento globale, ricordiamoci che anche le ultime conferenze internazionali sono andate deserte come risultati, nulla stiamo facendo per bloccare il disastro ambientale e quindi umanitario, perché ricordiamo che dove c'è un disastro climatico c'è un disastro umanitario. Aiutiamoci a casa loro, cioè il piano Mattei riguarda, diciamo, dei vantaggi per l'Italia che diventerebbe un hub del gas, piuttosto che appunto aiutare effettivamente quelle popolazioni. Quindi un'altra idea di sviluppo, un'altra idea di cooperazione, ma soprattutto far cessare la guerra, questa è la priorità per tutti noi che abbiamo costituito questo comitato.